Benvenuti alla nuova puntata di Lezioni di Stile con voi Irina Tirdea qui nel salotto di Iris TV. Oggi è una giornata importante, 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo invitato delle nostre miss care, se ve le ricordate, Catalina Miuara Georgescu e Violeta Sherbanoiu. Entrambe le ringraziamo perché hanno accettato il nostro invito per oggi, perché vogliamo parlare di una cosa importante, ragazze, a prescindere questa drama contro la violenza sulle donne e non solo. Poi avremo modo di raccontare ognuna le sue storie, no, da questo punto di vista. Però io vorrei partire. Come hanno svolto le Miss questo anno di pandemia? Violetta, lo sappiamo che sei in Inghilterra adesso. Catalina Adesso invece sì. sei in Italia, giusto? Ecco, Esatto. due posizioni molto diverse, due paesi molto diversi, ognuna con le sue esperienze. Prima darei la parola a Catalina, così anche si presenta per il pubblico che magari ancora non l'ha conosciuto, lo dubito, però noi facciamo questa piccola bio, no? Così conosciamo meglio Catalina Mioara Georgescu. Grazie mille per l'invito, Irina. Grazie mille, Iris TV, e grazie mille a tutti voi che siete stati così gentili ad invitarmi. Mi sento molto onorata di essere presente stasera con voi, con tutti. Saluto Valentina l'Inghilterra e saluto tutti. Praticamente io, come hai detto anche tu, mi chiamo Catalina Mioara Georgescu, ho 51 anni. Sono sposata, ho due figli, sono anche nonna. Sono nonna perché, come dicevi tu prima, il titolo di Miss, a prescindere dagli altri titoli ottenuti negli anni, quello più importante, più bello, a quale tengo tanto, è il titolo di Miss Nonna Fashion 2018 in Italia. Ottimo, Perché... direi che è favoloso questa titolatura, non è che l'abbiamo mai sentita, no? Di Miss Nona. È vero che hanno iniziato da un bel po' di anni, no? Queste sfilate, questi sviluppi, no? Delle over, se li vogliamo, però una nonna così giovane e bella non si è mai visto. Poi Grazie. devo dire che è un grande onore. Perché L'onore tu mio. sei madrelingua rumena, così come me, come anche la nostra bellissima Violetta, anche lei Miss Romania 2019. Ecco, qui una riunione delle Miss. Grazie, grazie Irina. Praticamente sì, nella vita sono un'attrice, modella, fotomodella e non solo. Questo che riguarda il lato artistico della mia vita, quello che riguarda il lato più principale dopo che essere mamma, moglie e nonna, è quello di dare il mio piccolo apporto. In qualità di volontaria, sono una soccorritrice volontaria 118 sull'ambulanza e come dicevi tu prima, Irina, è stato un anno molto impegnativo, anzi, e ancora speriamo che passi in fretta perché è stato un anno veramente non bello in tutte le punti di vista per tutto. Assolutamente, anche tu ti ritrovi in una regione, anche tu sei nel nord dell'Italia, a Noi Brescia, abbiamo giusto? Come città, è stata molto affettata da questo virus molto. che lo stiamo vivendo. Praticamente sì, sono stata sempre presente, diciamo, nel mio servizio di soccorritrice. Sono stata presente anche nei primi giorni a Malpensa. Al terminale 2 come soccorritrice e mi fa molto onore che, ripeto, ho dato il mio piccolo apporto e dico a tutti di aiutare sempre, se è possibile, il prossimo, perché è una cosa meravigliosa e quando lo fai volontariamente è ancora di più, è ancora che lo fai con il cuore, lo fai solo con il cuore. E poi sì, un'esperienza abbastanza forte. Irina, perché ho passato dei momenti
molto, diciamo, molto tragici, molto commoventi, molto dolorosi. Io pratico praticamente da 8 anni, sono in servizio di soccorritrice, però come questo anno riconosco è stato dura e ancora dura, sto facendo ancora il servizio di volontariato e ti dico che è dura, non è semplice. Approfitto di questa occasione per dire di stare attenti e mettere sempre la protezione, a prescindere di tutto quello che si dice, che si sente, le opinioni. Voi mettetevi la protezione, tutti noi, compresa me, di mettere la protezione, la mascherina e l'importante è poi il lavaggio dei mani, tutto il resto. E anche il distanziamento per quanto, a quanto possibile. Io colgo a fare solo una piccola parentesi, Catalina, e vorrei fare un saluto a un'altra nostra attrice, Luminizza, che l'abbiamo avuto qui nel nostro salotto da poco tempo, che il suo mestiere base è sempre rivolto come cadro medicale e anche se ha combattuto tantissimo, purtroppo ha preso questo maledetto virus. Anche lei, anche se è stato molto attenta sulla protezione, noi lo sappiamo che i cadri medicali dovrebbero essere i primi, no, molto progettati, ma anche così sia, non solo lei, ma sembra che tutta la struttura, mi rivolgo alla struttura, alla clinica di Varese, che in questo momento sta vivendo veramente un dramma, tra cui anche la nostra Luminizza, che la salutiamo, veramente anche lei doveva essere presente qui con noi oggi, ma purtroppo la salute non le ha permesso. Ecco, di nuovo, fate quello che dobbiamo pensare anche agli altri, ma pensate anche a voi. Non esiste che a me non può succedere, dovete fare almeno il minimo di proteggervi, no? La mascherina, i guanti, il lavaggio delle mani, ma ragazzi anche il lavaggio, la disinfettazione anche delle mascherine, perché se non utilizzate quella usa e getta e utilizzate quelle che magari l'avete creato anche con nel nostro salone, no? Nel nostro atelier Iris, che abbiamo fatto vedere tante volte come si sta realizzando, ma se non lo, dopo l'averlo utilizzato, non lo sterilizzate, non lo lavate, è zero. Assolutamente, quindi lo dovete fare in modo giusto, copritevi anche il naso, non solo la bocca, se no arriviamo sempre da capo, e mantenete le distanze, non è facile, ci sono veramente, pensate, delle drame, delle persone che ci sono, dei nostri cari che sono morti e non abbiamo potuto neanche abbracciarli, quindi penso che noi possiamo fare questo sforzo di mantenere le distanze. Penso che anche per te, Violetta, in Inghilterra, penso che sono le stesse regole anche lì, giusto? Ci dici un po' come funziona in Inghilterra, cosa hai vissuto lì in confronto all'Italia, di quello che avevamo provato di trasmettervi come informazione? Io sono in Italia da 3 mesi praticamente, ho voluto fare questo cambiamento, però purtroppo in questo momento la situazione è come in Italia, siamo in lockdown e speriamo che passa presto questo periodo, che sarebbe difficile per tutti noi, ma troviamo la soluzione e il modo di andare avanti, di proteggere, come avete detto anche voi. E purtroppo anche il lavoro non è, cioè, Londra è un capitale come un grande potenziale, con tante opportunità, ma purtroppo questo periodo è difficile in tutto il mondo, non soltamente Esatto, qui, è pure in Italia, planetario. anche in Così Romania è come molto ricordiamo difficile. la giornata di oggi, che è una giornata mondiale, quindi contro la Esatto. violenza da tutti i punti di vista, in tutti gli stati, su tutto il pianeta, è la stessa cosa. Quindi un discorso che lo viviamo tutti per rivederci, no? Per riabbracciarci e per riprendere la nostra vita in modo normale, dobbiamo fare ognuno di noi nel nostro piccolo,
quell'apporto, le piccole cose che li possiamo fare ognuno di noi per poter arrivare a un risultato positivo, ecco. Esatto, d'accordissimo Irina, perché c'è tanto bisogno, veramente abbiamo bisogno di questi supporti psicologici più che mai e non solo. Assolutamente. Visto che hai sottolineato questa parte psicologica, adesso vorrei fare un altro salto giusto per riprendere di nuovo la positività e l'allegria in questo studio. Non perché non è serio, perché anzi è molto importante anche questa parte. Vorrei capire da voi ragazze, qual è il vostro, che ne so, il beauty routine, no? Le vostre abitudini, come vi mantenete così belle anche a questa età? Così da rappresentante, no? Come Miss e delle rappresentante di un paese così bello, perché lo dobbiamo dire che le rumene sono le donne più belle al mondo, quindi una più bella dell'altra, però loro hanno dei segreti. Ci volete dire qualcosa? Vi lascio a voi la parola, chi vuole partire? Sentiamo anche la Violetta. Violetta, dici ecco. Tutto, come ti prepari? Cosa mangia una Miss? Spiegaci. Allora, non ho una dieta praticamente che ottengo tutti i giorni, ma sto un po' attenta, per esempio, quello che mi prendo la colazione, al pranzo, la cena, sto un po'... Però non ho una dieta precisa, no. Quindi diciamo che il tuo DNA, anche il fatto che sei rumena, ci aiuta, no? Vogliamo parlare della Catalina, perché io anche così in video la vedo che c'ha una pelle, un skin fantastico. Dici un po' qual è la tua beauty routine. Grazie, Catalina. Grazie Irina, sei sempre carina, gentile, ma anche tu sei una bella donna che io lo so, ti conosco. Ti ho visto. Solo che io sono una curvy, ragazzi, quindi io rientro in un altro. Una curvy bellissima, bellissima, sempre con il sorriso, con una dizione perfetta, hai delle qualità bellissime, strepitose, cioè io ti ammiro tanto, tu lo sai. Allora, io tutti i miei segreti, tutti, non te li dico stasera. Aspetta un po', aiutiamo, non tanto per me, aiutiamo un attimo il nostro pubblico, no? le nostre telespettatrici, che queste domande non provengono solo da me, ma provengono evidentemente dal nostro pubblico, i nostri followers, perché senza di loro non possiamo esistere. Stavo scherzando, non ho niente da nascondere, siccome non mi crede nessuno, allora io continuo a dire la verità, ma se non mi credono. Allora, come hai detto tu prima, è una questione anche di genetica, tanto perché tutti mi dicono, ma hai quasi 52 anni, sei nonna, hai due figli grandi, hai nipotina da 6 anni, come fai a essere così? Come hai detto tu, ok, la mia pelle è bianchissima perché è dalla natura così, ma è vero che non fumo, non bevo caffè, non bevo alcolici e superalcolici, faccio sport. Sto attenta. Anche a casa, quindi anche adesso, anche se siamo in lockdown, proviamo di fare un po' di esercizi. Nelle scorse si fa bene sempre. Abbiamo avuto delle testimonianze molto carine per spiegare, no? Adesso siamo un po' tutte casalinghe, no? In qualche maniera, anche per quelli che lavorano in smart working, quindi dobbiamo veramente farci tutti i mestieri di casa, no? E ci sono tutti questi esercizi anche da fare la polvere, fare l'aspirapolvere, no? Ci sono vari esercizi che voi li potete assolutamente mettere in pratica. Tu ce l'hai uno, vediamo, sentiamo. Io, siccome ho porto tacchi, i tacchi li adoro, però ogni tanto in casa mi metto anche la scarpa di ginnastica, anche se chi mi conosce dice non è vero perché sei sempre con i tacchi. Allora, ma il tacco aiuta, perché se io ho 3 piani di casa che devo farli tutti i giorni, una ventina, una trentina di volte con il tacco,
mi faccio una gamba da invidiare senza andare in palestra. Come un'ora in palestra. Quindi, no, ragazze, prendetevi sti tacchi. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, lo sappiamo. Brava. Che la scarpa rossa, come lo potete esatto. vedere anche nel mio background, anche perché è il, no, è il timbro del marchio Iris e se lei nacque così. Quindi non è stato solo un discorso di moda o di televisione, ma questa causa è stata sempre a cuore e nacque così fin dai inizi del brand Iris. Quindi prendetevi questo tacco, ma perché no? Se non lo fate per la vostra attività fisica, pensate che il vostro marito, il vostro compagno, il vostro coniuge, ma perché no? La vostra famiglia, di vedervi bella, sorridente, anche con i tacchi, anche a casa, senz'altro può essere solo un messaggio positivo. Vi ricordate i famosi anni 50, 60, dove le donne erano tutti sempre con i tacchi, sempre anche a cucinare, anche andare in spiaggia, sempre. Stiamo ricordando gli anni migliori, più felici del mondo, eppure non erano così. E non per niente dico questo, perché stiamo parlando proprio dei anni dove la violenza contro le donne era a casa sua, anche se erano belle, anche se sembrava la vita perfetta. Quindi è arrivato il momento, 2020, stiamo vivendo già una drama favolosa mondiale, non permettiamo un altro virus che entra nelle nostre case. Purtroppo anche oggi abbiamo sentito nel nostro notiziario altre due donne che sono state ammazzate, esatto. proprio oggi, esatto. 25 proprio novembre. Oggi. È incredibile. Quindi non dobbiamo dire no, basta con la violenza. Violenza anche non solo fisica, ma esiste anche verbale, psicologica, psicologica. Visto che adesso no, si sono sviluppati il mondo del web, dell'internet, adesso si cerca l'amore sull'internet, ma perché non c'è un'altra possibilità, non ce l'abbiamo più una vita sociale e non tutti siamo rimasti no, felicemente sposati, piuttosto almeno fidanzati, quindi è normale no, che la ricerca dell'amore va avanti, però dobbiamo fare attenzione perché c'è tanta violenza, ma anche tante persone fake in questo mondo del web che si nascondono proprio sotto la tastiera, no? Sotto il mouse. Quindi fate attenzione, care mie, questo è un messaggio che ve lo trasmetto tante volte in tante delle nostre lezioni di stile, stiamo parlando di questo ultimamente perché sembra un trend, no? Cercare l'amore sull'internet. Catalina, perché tu sei sposata, raccontaci un po' cosa fai di bello per mantenere vivo, no, il tuo rapporto dopo tanti anni, ecco, siete anche nonni giovani, no? Spiegaci un po' qual è il segreto. Allora, uno dei nostri segreti, però non è mai più, non è un segreto, adesso se ti lo dico non è più un segreto. Allora. Sì, ma lo prendiamo come una notizia inedita, dai, facciamo così qui nel nostro salone. Parlo inedita perché non parlo mai dalla mia famiglia, nella nessuna diretta, nei giornali, in televisione, non parlo mai, sono un po' riservata, diciamo. Riservata. E fai bene perché il nostro spazio intimo, specialmente per le persone pubbliche, no? Deve rimanere per noi, però condividere le cose belle o che almeno possono aiutare, no? Anche gli altri, questa è una cosa positiva, non ci devi dare tutti i dettagli, almeno il concetto per capire cosa dobbiamo fare. Ecco, io e la nostra bellissima Violetta siamo alla ricerca dell'amore, no? Noi non abbiamo avuto ancora questa tua fortuna. Quindi spiegaci un po' cosa dobbiamo fare, no, di mantenere viva un rapporto anche dopo tutti questi anni, ecco. E non è facile. Ok, partiamo che non è fiore rose sempre. Allora, se fosse semplice non sarebbe bello. Io parto da quel presupposto. È vero, Violetta? Allora, verissimo.
C'è sempre qualcosa che accende, diciamo, quella, però ci sta anche il piccolo, piccolo litigio. Ricordo qua, la differenza tra litigare e un litigio innocente. L'amore non è bello se non è litigarello, no? Noi non lo diciamo così. Però quello semplice che passa subito, in 2 o 3 secondi è passato tutto, anzi come niente fosse. Allora noi cerchiamo, io con mio marito, noi cerchiamo insieme di mantenere, come dicevi tu, questo bellissimo equilibrio da tantissimi anni, ma perché cerchiamo in due, non cerca solo l'uno e l'altra no, noi ci siamo in due. Allora, quando uno è giù di morale, arriva l'altro che prova ad aiutarlo, farlo uscire fuori dai suoi problemi, dai suoi pensieri, vede che non sta bene, allora cosa hai? Raccontami. Comunicativi siamo, noi comunichiamo tanto in una relazione. Quindi deve esistere una comunicazione persuasiva, quindi una comunicazione che ti devi fermare a ascoltare, a comprendere, no? Per poi trasmettere il messaggio giusto, no? E dobbiamo fare anche tanti compromessi, vero? Ma la comunicazione è valida in tutte le relazioni, anche da amicizia, anche familiare, ma piuttosto come il matrimonio, sì, la comunicazione è utile, necessaria. E brava Violetta, è necessaria in un matrimonio. Se la relazione non è una relazione di comunicare, allora finisce tutto. Cioè, un soggetto, tu oggi mi dici qualcosa, io ti dico oggi, domani io, c'è sempre una continuità. Poi c'è un rapporto bello tra me e mio marito, chi ci vede, se c'è un grande fratello in casa nostra si divertono tutti da morire, e lo dico proprio che sono le persone che ci conoscono. Meno male che ce l'hai detto, perché magari le nostre telecamere Iris si possono intromettere a certo momento. Ecco. Allora, io dicevo, perché noi siamo comici tutti e due. Che non sono seria sempre, non vuol dire che non sono seria, però io con lui è come se fossero due amici anche, non solo moglie e marito, assolutamente. Noi abbiamo i compiti che li dividiamo, li condividiamo insieme, tu fai questo, io faccio questo, si stacca fine settimana, lui mi aiuta sempre, non perché io li impongo, perché lui mi viene incontro. Ma cioè, perché è giusto così, stiamo parlando della parità dei sessi, noi anche in un rapporto, che evidentemente questa deve essere valida in qualsiasi cosa. Noi adesso abbiamo sviluppato tantissimo l'ambito familiare, ma perché ci stiamo vivendo proprio l'ambito familiare, che da singolo, anche in coppia, e quindi anche per quelli che magari eravamo sempre abituati con i viaggi con stile, vero? La Violetta adesso ci racconterà di questa storia, senza volerlo adesso abbiamo ritrovato la casa, l'ambiente familiare che l'avevamo anche un po' perso, no? Che possono essere anche pro anche contra, l'abbiamo visto nelle varie sue cose. Magari a voi vi ha avvicinato di più, Caterina, tu me lo confermi, certo, il fatto che adesso state più a casa, adesso che non ti occupi più della parte artistica, no? Perché appunto non ci possiamo spostare per andare nelle varie trasmissioni televisive o nei vari eventi che tu eri sempre presente, ti avevamo visto da, non lo so, l'ultimo che mi viene in mente, da Guess My Age, giusto? Mi sembrava anche giusto. Giusto, perché nessuno non capiva qual era la tua età, a maggior ragione, finché, non lo so, la notte delle sossie mi viene di nuovo da un'altra, un'altra in mente, così avanti. Quindi è normale che adesso riusciamo a fare solo questi piccoli interventi online. Poi ci sono anche tanti progetti nuovi a cui stiamo lavorando. Non vi anticipo niente, però state qui perché sentirete, vedrete delle belle. Anche io ho dei progetti, Irina. Ma in effetti ti volevo chiedere poi quale so, arriviamo anche a questo. Invece volevo anche sapere l'opinione della Violetta. Come hai vissuto questo periodo
Violetta, anche tu sei nell'ambito comunque familiare, non del rapporto, ma comunque con la famiglia o parte della famiglia, giusto? Una parte. Una parte. Com'è una mamma, come vive una mamma, no? O come ha vissuto questo periodo stando lontano, no? Di, appunto, è solo una parte della famiglia. Penso che non è stato molto facile. Poi non sei stato neanche sul tuo paese o almeno nel territorio. Cioè, l'Italia è stata come una casa per te, quindi sei veramente molto, molto lontano, ecco. Sicuramente non è stato un periodo molto bello, però ho trovato di fare in modo di passare più meglio. Sono stata in Italia, prima di venire qui in Inghilterra, sono stata con la mia figlia a Bologna per un periodo e dopodiché lei è tornata all'inizio di settembre, è tornata in Bucarest, che lavora lì e studia il primo anno, studia il master. E quindi sono qui con mio figlio dopo tanti anni che siamo... Questo vuol dire che questa situazione forse fa in modo che, oppure ha fatto in modo che unisce anche le famiglie. Ci sono, conosco tantissime persone che, per esempio, quelli che avevano il lavoro in Bucarest, per esempio, sono tornati a casa per stare anche con la famiglia, ma soprattutto che parlo di quelle persone che riescono a lavorare da casa online, quindi abbiamo questa opportunità. Per esempio, io adesso sto lavorando online, ma approfitto anche del momento che sto con mio figlio. Quindi vediamo sì. la parte positiva, no? Esatto. Questa situazione che la stiamo vivendo e dobbiamo aver pazienza, no? Che le cose cambieranno e che presto possiamo stare in mezzo all'intera famiglia, se lo vogliamo, perché anche per te, Catalina, sì, sei magari con la tua famiglia principale, no? Ma neanche tu non riesci a vedere tutti gli altri. No. Non riesco a vedere la mia nipotina, Irina, la mia nipotina, perché loro abitano in un'altra città, in un'altra regione, e non riusciamo a vederci. Cioè, immaginati me che non riesco a vedere mia figlia e la mia nipote, mio genero. Cioè, loro abitano, io abito a Brescia, loro a Mantova, non riusciamo a vederci, mi manca da morire, non vedo l'ora, che è dura, non è semplice. Io ho vissuto un altro dramma, io non sono riuscita a stare accanto alla mia nonna che purtroppo ci è mancata e non l'ho potuto vedere, e non solo in quel momento, ma non lo vedevo veramente da tantissimi anni, e è stato anche il suo desiderio di avermi accanto, e quindi capisco benissimo che il dramma è già a maggior ragione, quindi stare a distanza veramente è una situazione molto molto drammatica. Però trattiamo di uscire da questo mood drammatico, da questo passaggio, e portiamo un altro, un piccolo sorriso. Ti stavo chiedendo prima, Violetta, con riguardo ai viaggi, comunque sei riuscita a fare qualcosa di interessante? Ti abbiamo seguito un po' su anche sui social. Cosa hai visto di bello? Cosa ti sei riuscita a vedere in questa estate, piccoli momenti, no? di apertura, ecco? Sì, posso dire che sono stata contentissima prima di... Dopo quarantena, no? Al giugno, mi ricordo bene, sono andata a Bologna perché mia figlia in quel momento era lì. Ho voluto di stare proprio, non ho pensato ai viaggi, ho pensato proprio di stare con i miei figli, perché io abitavo in quel momento, ero a Milano, e sono stata per un periodo con lei e dopo sono tornata qui alla fine di luglio. E dopo mi sono organizzata di fare un viaggio solo con me, io con mio figlio, quindi sono stata in Santorini quest'anno. Mi ricordo bene che era un tuo sogno nel cassetto, no? Esatto. Che lo volevi appunto fare, e se sei riuscita a farlo con parte della famiglia, sì.
è veramente fantastico. È fantastico, è un momento che non lo posso raccontare, è un'esperienza unica, posso dire, di andare solo con il tuo figlio, oppure tua figlia, cioè, anche con amici è bello, però ogni viaggio, anche da solo se fai in viaggio, ma ogni viaggio ha la sua esperienza. Certo. Ti rimane nel cuore, sì, il momento. Tutto al momento giusto, no? E secondo, no, il tuo stile di vita, il tuo desiderio. Sì. Quindi già che sei riuscita a fare no, questo viaggio che tu lo desideravi, quindi è stato un obiettivo, un pezzo, esatto, positivo, no, da lavorarci. Ecco che sei riuscita anche in un anno di pandemia. Ma esatto, visto che hai vissuto comunque un paese, no, delle isole, che anche lì sono state veramente tantissimi problemi, no, in Grecia. Come hai visto questa situazione? Era cambiata, a prescindere l'atmosfera, no, e la bellezza del posto? A parte questo, sì, ho trovato anche lì le persone rumene che lavoravano anche in ristoranti, anche in hotel, quindi ho parlato un po' con loro, sì, è stata la differenza. Però ci sono state, perché siamo riuscite a viaggiare 2 o 3 mesi almeno, diciamo, bene. Anche se non è stato necessario di fare il test, ma comunque non abbiamo avuto i problemi, diciamo. Anzi, ecco, vorrei raccontare questo. Quando abbiamo un sogno, ho preso il volo di ritorno, no, con la compagnia diversa, è stato cancellato il volo. Dopodiché, ma non mi sono fermata, potevo di rinunciare, ma no, non mi sono fermata. Ho preso anche un altro volo e sono andata. Arrivata, sì, a destinazione, ecco, sana e salva. Questo è anche un esempio, Violetta, ti ho permesso di raccontarlo e di condividerlo, perché cioè le cose si possono fare se noi facciamo, esatto, attenzione, no? E se stiamo tutto in sicurezza, se ridimensioniamo, no, il nostro obiettivo, cambiamo il nostro modo di reagire, non è impossibile da fare le cose. Assolutamente. E poi assolutamente chiederei anche a Catalina, perché anche tu sei riuscita a qualche evento, per esempio, a farlo in questo periodo, quindi è stato possibile, siete tutti sani e salvi, quindi è possibile a fare questa cosa, cioè a portare la vita avanti. Però il messaggio è che dobbiamo fare tutti noi attenzione e pensare anche al prossimo, no? E fare rispettare le regole per far possibile anche un viaggio, come anche proseguire con questo mondo artistico. Noi lo sappiamo che è stato il settore più devastante, io lo chiamo artistico a 360 gradi, perché rientriamo un po' tutti, no, in questa parte. Però veramente chi ci ha lavorato e ha fatto le cose giuste, siamo riusciti a fare delle cose. E siamo qui oggi e lo raccontiamo, siamo tutti sani e vivi. Non abbiamo mai avuto niente, ragazze, mi confermate. Quindi non abbiamo avuto problematiche, neanche i vostri cari, ma neanche nei posti che noi l'abbiamo frequentato. Cioè i casi, gli esempi che ci sono stati, lo posso dire, bombardati, no? Perché non erano in modo esagerato da discriminare questo settore, non è vero. Lì non era un problema di tutto il settore e tutte le persone, perché non hanno rispettato le regole, a partire da chi lo guidava fino a chi era presente. Detto questo, vorrei prendere una piccola pausa, quindi state con noi perché ritorniamo a breve. State qui, a dopo. A dopo. A dopo. Ok. Benvenuti alla nuova puntata di Lezioni di Stile, con voi Irina Tirdea, qui nel salotto di Iris TV. Oggi è una giornata importante, 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo invitato
delle nostre miss care, se ve le ricordate, Catalina Miuara Giorgesco e Violeta Scerbanoiu, entrambe le ringraziamo perché hanno accettato il nostro invito per oggi, perché vogliamo parlare di una cosa importante, ragazzi, a prescindere questa drama contro la violenza sulle donne e non solo, poi avremo modo di raccontare ognuna le sue storie, no, da questo punto di vista. Però io vorrei partire. Come hanno svolto le Miss questo anno di pandemia? Violeta, lo sappiamo che sei in Inghilterra adesso, Catalina invece sei in Italia, giusto? Ecco, due posizioni molto diverse, due paesi molto diversi, ognuna con le sue esperienze. Prima darei la parola a Catalina, così anche si presenta per il pubblico che magari ancora non l'ha conosciuto, lo dubito, però noi facciamo questa piccola bio, no? Così conosciamo meglio Catalina Miuara Giorgescu. Grazie mille per l'invito, Irina, grazie mille Iris TV e grazie mille a tutti voi che siete stati così gentili ad invitarmi. Mi sento molto onorata di essere presente stasera con voi, con tutti. Saluto Valentina in Inghilterra e saluto tutti. Praticamente io, come hai detto anche tu, mi chiamo Catalina Miuara Giorgescu, ho 51 anni. Sono sposata, ho due figli, sono anche nonna. Sono nonna perché, come dicevi tu prima, il titolo di Miss, a prescindere dagli altri titoli ottenuti negli anni, quello più importante, più bello, a quale tengo tanto, è il titolo di Miss Nonna Fashion 2018 in Italia. Ottimo, perché... direi che è favoloso questa titolatura, non è che l'abbiamo mai sentita, no? Di Miss Nonna. È vero che hanno iniziato da un bel po' di anni, no? Queste sfilate, questi sviluppi, esatto. No? Delle over, se li vogliamo, però una nonna così giovane e bella non si è mai visto. Poi devo dire che è un grande onore. Perché tu sei madrelingua rumena, così come me, come anche la nostra bellissima Violeta, anche lei Miss Romania 2019. Ecco, qui una riunione delle Miss. Okay. Grazie Irina. Praticamente sì, nella vita sono un'attrice, modella, fotomodella e non solo. Questo che riguarda il lato artistico della mia vita, quello che riguarda il lato più principale dopo che essere mamma, moglie, nonna, è quello di dare il mio piccolo apporto in qualità di volontaria. Sono una soccorritrice volontaria 118 sull'ambulanza e, come dicevi tu prima, Irina, è stato un anno molto impegnativo, anzi è ancora, speriamo che passi in fretta, perché è stato un anno veramente non bello in tutte le punti di vista per tutto. Assolutamente, anche tu ti ritrovi in una... esatto. In una regione, anche tu sei nel nord dell'Italia, esatto. A Brescia, giusto? Come noi città abbiamo... esatto. È stato noi molto abbiamo... affettata da questo molto. Virus che lo stiamo vivendo. Praticamente sì, sono stata sempre presente, diciamo, nel mio servizio di soccorritrice. Sono stata presente anche nei primi giorni a Malpensa, al terminale 2, come soccorritrice, e mi fa molto onore che, ripeto, ho dato il mio piccolo apporto e dico a tutti di aiutare sempre, se è possibile, il prossimo, perché è una cosa meravigliosa e quando lo fai volontariamente è ancora di più, è ancora che lo fai con il cuore, lo fai solo con il cuore. E poi sì, un'esperienza abbastanza forte, Irina, perché ho passato dei momenti
molto, diciamo, molto tragici, molto commoventi, molto dolorosi. Io pratico praticamente da 8 anni, sono in servizio di soccorritrice, però come questo anno riconosco è stato dura e ancora dura, sto facendo ancora il servizio di volontariato e ti dico che è dura, non è semplice. Approfitto di questa occasione per dire di stare attenti e mettere sempre la protezione, a prescindere di tutto quello che si dice, che si sente, le opinioni. Voi mettetevi la protezione, tutti noi, compresa me, di mettere la protezione, la mascherina e l'importante è poi il lavaggio dei mani, tutto il resto. E anche il distanziamento per quanto a quanto possibile. Io colgo a fare solo una piccola parentesi, Catalina, e vorrei fare un saluto a un'altra nostra attrice, Luminizza, che l'abbiamo avuto qui nel nostro salotto da poco tempo, che il suo mestiere base è sempre rivolto come cadro medicale e anche se ha combattuto tantissimo, purtroppo ha preso questo maledetto virus. Anche lei, anche se è stato molto attenta sulla protezione, noi sappiamo che i cadri medicali dovrebbero essere i primi, no, molto proteggiati, ma anche così sia, non solo lei, ma sembra che tutta la struttura, mi rivolgo alla struttura, alla clinica di Varese, che in questo momento sta vivendo veramente un dramma, tra cui anche la nostra Luminizza, che la salutiamo, veramente anche lei doveva essere presente qui con noi oggi, ma purtroppo la salute non le ha permesso. Ecco, di nuovo, fate quello che dobbiamo pensare anche agli altri, ma pensate anche a voi. Non esiste che a me non può succedere, dovete fare almeno il minimo di proteggervi, no? La mascherina, i guanti, il lavaggio delle mani, ma ragazzi anche il lavaggio, la disinfettazione anche delle mascherine, perché se non utilizzate quella usa e getta e utilizzate quelle che magari l'avete creato anche con nel nostro salone, no? Nel nostro atelier Iris, che abbiamo fatto vedere tante volte come si sta realizzando, ma se non lo, dopo l'averlo utilizzato, non lo sterilizzate, non lo lavate, è zero. Assolutamente, quindi lo dovete fare in modo giusto, copritevi anche il naso, non solo la bocca, se no arriviamo sempre da capo, e mantenete le distanze, non è facile, ci sono veramente, pensate, delle drame, delle persone che ci sono, dei nostri cari che sono morti e non abbiamo potuto neanche abbracciarli, quindi penso che noi possiamo fare questo sforzo di mantenere le distanze. Penso che anche per te, Violeta, in Inghilterra, penso che sono le stesse regole anche lì, giusto? Ci dici un po' come funziona in Inghilterra, cosa hai vissuto lì in confronto all'Italia, di quello che avevamo provato di trasmettervi come informazione? Io sono in Italia da 3 mesi praticamente, ho voluto fare questo cambiamento, però purtroppo in questo momento la situazione è come in Italia, siamo in lockdown, speriamo che passa presto questo periodo, che sarebbe difficile per tutti noi, ma troviamo la soluzione e il modo di andare avanti, di proteggere, come avete detto anche voi. E purtroppo anche il lavoro non è... Cioè, Londra è un capitale come un grande potenziale, con tante opportunità, ma purtroppo questo periodo è difficile in tutto il mondo, non soltamente... Esatto, è planetario. Così come ricordiamo la giornata di oggi, che è una giornata mondiale, quindi contro la violenza, da tutti i punti di vista, in tutti i stati, su tutto il pianeta, è la stessa cosa. Quindi un discorso che lo viviamo tutti per... rivederci, no? Per riabbracciarci e per riprendere la nostra vita in modo normale, dobbiamo fare ognuno di noi nel nostro piccolo
quell'apporto, le piccole cose che li possiamo fare ognuno di noi per poter arrivare a un risultato positivo, ecco. Esatto, d'accordissimo Irina, perché c'è tanto bisogno, veramente abbiamo bisogno di questi supporti psicologici più che mai e non solo. Assolutamente. Visto che hai nominato, hai sottolineato questa parte psicologica, adesso vorrei fare un altro salto giusto per riprendere di nuovo la positività e l'allegria in questo studio. Non perché non è serio, perché anzi è molto importante anche questa parte. Vorrei capire da voi ragazze, qual è il vostro, che ne so, il beauty routine, no? Le vostre abitudini, come vi mantenete così belle anche a questa età? Così da rappresentante, no? Come Miss e delle rappresentante di un paese così bello, perché lo dobbiamo dire che le rumene sono le donne più belle al mondo, quindi una più bella dell'altra, però loro hanno dei segreti. Ci volete dire qualcosa? Vi lascio a voi la parola, chi vuole partire? Sentiamo anche la Violetta. Violetta, dici ecco. Tutto, come ti prepari? Cosa mangia una Miss? Spiegaci. Allora, non ho una dieta praticamente che ottengo tutti i giorni, ma sto un po' attenta, per esempio, quello che mi prendo la colazione, al pranzo, la cena, sto un po'... Però non ho una dieta precisa, no. Quindi diciamo che il tuo DNA, anche il fatto che sei rumena, ci aiuta, no? Vogliamo parlare della Catalina, perché io anche così in video la vedo che c'ha una pelle, un skin fantastico. Dici un po' qual è la tua beauty routine. Grazie Irina, sei sempre carina, gentile, ma anche tu sei una bella donna, che io lo so, ti conosco. Grazie. Ti ho visto. Solo che io sono una curvy, ragazzi, quindi io rientro in un altro. Una curvy bellissima, bellissima, sempre con il sorriso, con una dizione perfetta, hai delle qualità bellissime, strepitose, cioè io ti admiro tanto, tu lo sai. Allora, io tutti i miei segreti, tutti, non te li dico stasera, no? Aspetta un po', aiutiamo, non tanto per me, aiutiamo un attimo il nostro pubblico, no? Le nostre telespettatrici, che queste domande non provengono solo da me, ma provengono evidentemente dal nostro pubblico, i nostri followers, perché senza di loro non possiamo esistere. Stavo scherzando, non ho niente da nascondere, siccome non mi crede nessuno, allora io continuo a dire la verità, ma se non mi credono. Allora, come hai detto tu prima, è una questione anche di genetica, tanto perché tutti mi dicono, ma hai quasi 52 anni, sei nonna, hai due figli grandi, hai nipotina da 6 anni, come fai a essere così? Come hai detto tu, ok, la mia pelle è bianchissima perché è dalla natura così, ma è vero che non fumo, non bevo caffè, non bevo alcolici e superalcolici, faccio sport. Sto attenta. Anche a casa, quindi anche adesso, anche se siamo in lockdown, proviamo di fare un po' di esercizi. Abbiamo avuto delle testimonianze molto carine per spiegare, no? Adesso siamo un po' tutte casalinghe, no? In qualche maniera, anche per quelle che lavorano in smart working, quindi dobbiamo veramente farci tutti i mestieri di casa, no? E ci sono tutti questi esercizi, anche da fare la polvere, fare l'aspirapolvere, no? Ci sono vari esercizi che voi li potete assolutamente mettere in pratica. Tu ce l'hai uno, vediamo, sentiamo. Io, siccome io porto tacchi, i tacchi li adoro, però ogni tanto in casa mi metto anche la scarpa di ginnastica, anche se chi mi conosce dice non è vero perché sei sempre con i tacchi. Allora, ma il tacco aiuta, perché se io ho 3 piani di casa che devo farli tutti i giorni, una ventina, una trentina di volte,
con il tacco mi faccio una gamba da invidiare senza andare in palestra. Come un'ora in palestra. Quindi, ragazze, prendetevi questi tacchi. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Lo sappiamo che la scarpa rossa, come lo potete vedere anche nel mio background, anche perché è il, no, è il timbro del marchio Iris e se lei nacque così. Quindi non è stato solo un discorso di moda o di televisione, ma questa causa è stata sempre a cuore e nacque così fin dai inizi del brand Iris. Quindi prendetevi questo tacco, ma perché no? Se non lo fate per la vostra attività fisica, pensate che il vostro marito, il vostro compagno, il vostro coniuge, ma perché no? La vostra famiglia, di vedervi bella, sorridente, anche con i tacchi, anche a casa, senz'altro può essere solo un messaggio positivo. Vi ricordate i famosi anni 50, 60, dove le donne erano tutti sempre con i tacchi, sempre anche a cucinare, anche andare in spiaggia, sempre. Stiamo ricordando gli anni migliori, più felici del mondo, eppure non erano così. E non per niente dico questo, perché stiamo parlando proprio dei anni dove la violenza contro le donne era a casa sua, anche se erano belle, anche se sembrava la vita perfetta. Quindi è arrivato il momento, 2020, stiamo vivendo già una drama favolosa mondiale, non permettiamo un altro virus che entra nelle nostre case. Purtroppo anche oggi abbiamo sentito nel nostro notiziario altre due donne che sono state ammazzate, proprio oggi, 25 novembre. È incredibile. Quindi non dobbiamo dire no, basta con la violenza. Violenza anche non solo fisica, ma esiste anche verbale, psicologica, scritta, visto che adesso no, si sono sviluppati il mondo del web, dell'internet, adesso si cerca l'amore sull'internet, ma perché non c'è un'altra possibilità, non ce l'abbiamo più una vita sociale e non tutti siamo rimasti no, felicemente sposati, piuttosto almeno fidanzati, quindi è normale no, che la ricerca dell'amore va avanti, però dobbiamo fare attenzione perché c'è tanta violenza, ma anche tante persone fake in questo mondo del web che si nascondono proprio sotto la tastiera, no? Sotto il mouse. Quindi fate attenzione, care mie, questo è un messaggio che ve lo trasmetto tante volte in tante delle nostre lezioni di stile, stiamo parlando di questo ultimamente perché sembra un trend, no? Cercare l'amore sull'internet. Catalina, perché tu sei sposata, raccontaci un po', cosa fai di bello per mantenere vivo, no, il tuo rapporto dopo tanti anni, ecco, siete anche nonni giovani, no? Spiegaci un po' qual è il segreto. Allora, uno dei nostri segreti, però non è mai più, non è un segreto, adesso se ti lo dico non è più un segreto. Allora. Prima lo prendiamo come una notizia inedita, dai, facciamo così qui nel nostro salone. Parlo inedita perché non parlo mai della mia famiglia, nella nessuna diretta, nei giornali, in televisione, non parlo mai, sono un po' riservata, diciamo. Riservata. E fai bene perché il nostro spazio intimo, specialmente per le persone pubbliche, no? Deve rimanere per noi, però condividere le cose belle o che almeno possono aiutare, no? Anche gli altri, questa è una cosa positiva. Non ci devi dare tutti i dettagli, almeno il concetto per capire cosa dobbiamo fare. Ecco, io e la nostra bellissima Violetta siamo alla ricerca dell'amore, no? Noi non abbiamo avuto ancora questa tua fortuna. Quindi spiegaci un po' cosa dobbiamo fare, no, di mantenere viva un rapporto anche dopo tutti questi anni, ecco. E non è facile. Ok, partiamo che non è fiore rose sempre. Allora, se fosse semplice non sarebbe bello. Io parto da quel presupposto. È vero, Violetta? Allora, verissimo.
C'è sempre qualcosa che accende, diciamo, quella, però ci sta anche il piccolo, piccolo litigio. Ricordo qua, la differenza tra litigare e un litigio innocente. L'amore non è bello se non è litigarello, no? Noi non lo diciamo così. Però quello semplice che passa subito, in 2 o 3 secondi è passato tutto, anzi come niente fosse. Allora noi cerchiamo, io con mio marito, noi cerchiamo insieme di mantenere, come dicevi tu, questo bellissimo equilibrio da tantissimi anni, ma perché cerchiamo in due, non cerca solo l'uno e l'altra no, noi ci siamo in due. Allora, quando uno è giù di morale, arriva l'altro che prova ad aiutarlo, farlo uscire fuori dai suoi problemi, dai suoi pensieri, vede che non sta bene, allora cosa hai? Raccontami. Comunicativi siamo, noi comunichiamo tanto in una relazione. Quindi deve esistere una comunicazione persuasiva, quindi una comunicazione che ti devi fermare a ascoltare, a comprendere, no? Per poi trasmettere il messaggio giusto, no? E dobbiamo fare anche tanti compromessi, beh. Ma la comunicazione è valida in tutte le relazioni, anche da amicizia, anche familiare, ma piuttosto come il matrimonio, sì, la comunicazione è utile, necessaria, e brava Violetta, è necessaria in un matrimonio. Se la relazione non è una relazione di comunicare, allora finisce tutto. Cioè, un soggetto, tu oggi mi dici qualcosa, io ti dico oggi, domani io, c'è sempre una continuità. Poi c'è un rapporto bello tra me e mio marito, chi ci vede, se c'è un grande fratello in casa nostra, si divertono tutti da morire. E lo dico proprio che sono le persone che ci conoscono. Meno male che ce l'hai detto, perché magari le nostre telecamere Iris si possono intromettere a certo momento. Ecco. Allora, io dicevo, perché noi siamo comici tutti e due. Che non sono seria sempre, non vuol dire che non sono seria, però io con lui è come se fossero due amici anche, non solo moglie e marito, assolutamente. Noi abbiamo i compiti che li dividiamo, li condividiamo insieme. Tu fai questo, io faccio questo, si stacca il fine settimana, lui mi aiuta sempre, non perché io li impongo, perché lui mi viene incontro. Ma cioè, perché è giusto così? Stiamo parlando della parità dei sessi. Noi anche in un rapporto, che evidentemente questa deve essere valida in qualsiasi cosa. Noi adesso abbiamo sviluppato tantissimo l'ambito familiare, ma perché ci stiamo vivendo proprio l'ambito familiare, che da single o anche in coppia, e quindi anche per quelli che magari eravamo sempre abituati con i viaggi con stile, vero? La Violetta adesso ci racconterà di questa storia, senza volerlo adesso abbiamo ritrovato la casa, l'ambiente familiare che l'avevamo anche un po' perso, no? Che possono essere anche pro anche contra, l'abbiamo visto nelle varie sue cose. Magari a voi vi ha avvicinato di più, Caterina, tu me lo confermi, certo, il fatto che adesso state più a casa, adesso che non ti occupi più della parte artistica, no? Perché appunto non ci possiamo spostare per andare nelle varie trasmissioni televisive o nei vari eventi che tu eri non sempre presente, ti avevamo visto da, non lo so, l'ultimo che mi viene in mente, da Guess My Age, giusto? Mi sembrava anche giusto. Giusto, perché nessuno non capiva qual era la tua età, a maggior ragione, finché, non lo so, la notte delle sossie mi viene di nuovo da un'altra, no, un'altra in mente, così avanti. Quindi è normale che adesso riusciamo a fare solo questi piccoli interventi online. Poi ci sono anche tanti progetti nuovi a cui stiamo lavorando. Non vi anticipo niente, però state qui perché sentirete, vedrete delle belle. Anch'io ho dei
progetti, Irina. Ma in effetti ti volevo chiedere poi quale so, arriviamo anche a questo. Invece volevo anche sapere l'opinione della Violetta. Come hai vissuto questo periodo, Violetta? Anche tu sei nell'ambito comunque familiare, non del rapporto, ma comunque con la famiglia o parte della famiglia, giusto? Una parte. Com'è una mamma, come vive una mamma, no? O come ha vissuto questo periodo stando lontano, no? Di, appunto, è solo una parte della famiglia. Penso che non è stato molto facile. Poi non sei stato neanche sul tuo paese o almeno nel territorio. Cioè, l'Italia è stata come una casa per te, quindi sei veramente molto, molto lontano, ecco. Sicuramente non è stato un periodo molto bello, però ho trovato di fare in modo di passare più meglio. Sono stata in Italia, prima di venire qui in Inghilterra, sono stata con la mia figlia a Bologna per un periodo e dopodiché lei è tornata all'inizio di settembre, è tornata in Bucarest, che lavora lì e studia il primo anno, studia il master. E quindi sono qui con mio figlio dopo tanti anni che siamo... Questo vuol dire che questa situazione forse fa in modo che, oppure ha fatto in modo che unisce anche le famiglie. Ci sono, conosco tantissime persone che, per esempio, quelli che avevano il lavoro in Bucarest, per esempio, sono tornati a casa per stare anche con la famiglia, ma soprattutto che parlo di quelle persone che riescono a lavorare da casa online, quindi abbiamo questa opportunità. Per esempio, io adesso sto lavorando online, ma approfitto anche del momento che sto con mio figlio. Quindi vediamo sì. La parte positiva, no? Esatto. Questa situazione che la stiamo vivendo e dobbiamo aver pazienza, no? Che le cose cambieranno e che presto possiamo stare in mezzo all'intera famiglia se lo vogliamo, perché anche per te, Catalina, sì, sei magari con la tua famiglia principale, no? Ma neanche tu non riesci a vedere tutti gli altri. No. Non riesco a vedere la mia nipotina, Irina, la mia nipotina, perché loro abitano in un'altra città, in un'altra regione, e non riusciamo a vederci. Cioè, immaginati me che non riesco a vedere mia figlia e la mia nipote, mio genero. Cioè, loro abitano, io abito a Brescia, loro a Mantova, non riusciamo a vederci, mi manca da morire, non vedo l'ora, che è dura, non è semplice. Io ho vissuto un altro dramma, io non sono riuscita a stare accanto alla mia nonna che purtroppo ci è mancata e non l'ho potuto vedere, e non solo in quel momento, ma non lo vedevo veramente da tantissimi anni, e è stato anche il suo desiderio di avermi accanto, e quindi capisco benissimo che il dramma è già a maggior ragione, quindi stare a distanza veramente è una situazione molto molto drammatica, però trattiamo di uscire da questo mood drammatico, da questo passaggio, e portiamo un altro, un piccolo sorriso. Ti stavo chiedendo prima, Violetta, con riguardo ai viaggi, comunque sei riuscita a fare qualcosa di interessante, ti abbiamo seguito un po' anche sui social, cosa hai visto di bello, cosa ti sei riuscita a vedere in questo estate, piccoli momenti, no, di apertura, ecco. Sì, posso dire che sono stata contentissima prima di... Dopo quarantena, no? Al giugno, mi ricordo bene, sono andata a Bologna perché mia figlia in quel momento era lì. Ho voluto di stare proprio, non ho pensato ai viaggi, ho pensato proprio di stare con i miei figli, perché io abitavo in quel momento, ero a Milano, e sono stata per un periodo con lei e dopo sono tornata qui alla fine di luglio. E dopo mi sono organizzata di fare un viaggio solo con me, io con mio figlio, quindi sono stata in Santorini,
quest'anno. Mi ricordo bene che era un tuo sogno nel cassetto, no? Esatto. Che lo volevi appunto fare, e se sei riuscita a farlo con parte della famiglia e... Sì. È veramente fantastico. È fantastico, è un momento che non lo posso raccontare, è un'esperienza unica, posso dire, di andare solo con il tuo figlio, oppure tua figlia, cioè, anche con amici è bello, però ogni viaggio, anche da solo se fai in viaggio, ma ogni viaggio ha la sua esperienza. Certo. Ti rimane nel cuore, sì, il momento. Tutto al momento giusto, no? E secondo, no, il tuo stile di vita, il tuo desiderio, sì. Quindi già che sei riuscita a fare no, questo viaggio che tu lo desideravi, quindi è stato un obiettivo, un pezzo, esatto, positivo, no, da lavorarci, ecco che sei riuscita anche in un anno di pandemia. Ma visto, esatto, che hai vissuto comunque un paese, no, delle isole, che anche lì sono state veramente tantissimi problemi, no, in Grecia. Come hai visto questa situazione? Era cambiata, a prescindere l'atmosfera, no, e la bellezza del posto? A parte questo, sì, ho trovato anche lì le persone rumene che lavoravano anche in ristoranti, anche in hotel, quindi ho parlato un po' con loro, sì, è stata la differenza. Però ci sono state, perché siamo riuscite a viaggiare 2 o 3 mesi almeno, diciamo, bene. Anche se non è stato necessario di fare il test, ma comunque non abbiamo avuto i problemi, diciamo. Anzi, ecco, vorrei raccontare questo. Quando abbiamo un sogno, ho preso il volo di ritorno, no, con la compagnia diversa, è stato cancellato il volo. Dopodiché, ma non mi sono fermata, potevo dire rinunciare, ma no, non mi sono fermata. Ho preso anche un altro volo e sono andata. Arrivata, sì, a destinazione, ecco, sana e salva. Questo è anche un esempio, Violetta, ti ho permesso di raccontarlo e di condividerlo, perché cioè le cose si possono fare se noi facciamo, esatto, attenzione, no? E se stiamo tutto in sicurezza, se ridimensioniamo, no, il nostro obiettivo, cambiamo il nostro modo di reagire, non è impossibile da fare le cose. Assolutamente. E poi assolutamente chiederei anche a Catalina, perché anche tu sei riuscita a qualche evento, per esempio, a farlo in questo periodo, quindi è stato possibile, siete tutti sani e salvi, quindi è possibile a fare questa cosa, cioè a portare la vita avanti. Però il messaggio è che dobbiamo fare tutti noi attenzione e pensare anche al prossimo, no? E fare rispettare le regole per far possibile anche un viaggio, come anche proseguire con questo mondo artistico. Noi lo sappiamo che è stato il settore più devastante, io lo chiamo artistico a 360 gradi, perché rientriamo un po' tutti, no, in questa parte. Però veramente chi ci ha lavorato e ha fatto le cose giuste, siamo riusciti a fare delle cose. E siamo qui oggi e lo raccontiamo, siamo tutti sani e vivi. Non abbiamo mai avuto niente, ragazze, mi confermate. No. Quindi non abbiamo avuto problematiche, neanche i vostri cari, ma neanche nei posti che noi l'abbiamo frequentato. Cioè i casi, gli esempi che ci sono stati, lo posso dire, bombardati, no? Perché non erano in modo esagerato da discriminare questo settore, non è vero. Lì non era un problema di tutto il settore e tutte le persone, perché non hanno rispettato le regole, a partire da chi lo guidava fino a chi era presente. Detto questo, vorrei prendere una piccola pausa, quindi state con noi perché ritorniamo a breve. State qui, a dopo. A dopo. A dopo.